Dopo due successi esterni consecutivi, la SE Cortona cede al Cuneo, ancora in trasferta. Un 3-0 che però ha visto i ragazzi di Lanci lottare fino all'ultimo, persi a 23 il secondo e il terzo set. Oltre ai meriti dei piemontesi, è affiorata a tratti anche una inevitabile stanchezza, tre gare lontano da casa in soli 6 giorni. Il tutto alla vigilia di un altro doppio confronto, stavolta nella propria tana. Prima in Coppa Italia, domani alle 18 gara secca per i quarti contro il Reggio nell'Emilia e domenica prossima pure alle 18 per il campionato contro il Forte Taranto, attuale vice capolista. In A3 10 su 10, 30 punti su 30 consecutivamente, 37 vinti e appena 3 persi. Questo è il ruolino di uno stratosferico Abba Pineto Volley che, nonostante l'infortunio in corso gara dell'uomo leader Morelli, batte 3-1 anche il Forte Tuscania e, primo in cima con il solo Grottazzolina, attende ora ancora in casa la Roma. In B maschile l'Alba Adria sfiora il colpaccio a Loreto, nuovo capolta e break, che peccato, ma i 5 punti finora conquistati sono motivo d'orgoglio per la matricola abruzzese. Nell'altro girone il Pagliete è stato sconfitto a Molfetta per 3-0. In B1 femminile l'Altino vince ancora nettamente 3-0 per le ragazze del Press Papa sul malcapitato Casal dei Pazzi, rinviata la gara fra Trevi e Connettichieti. In B2 femminile la Rabona si aggiudica il derby sul campo della rimaneggiata Gada Pescara 3-0 a 22, 16 e 19 nelle immagini. Il sestetto di Manopello Scalo sale a quota 7 in 3 gare, primo posto condiviso. Come inizio non c'è proprio male. Infine il sestetto degli impianti Futura Teramo perde in casa con il Porto San Giorgio, ma solo al quinto set. Segnali buoni e più di un rimpianto.